Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Ieri mattina Matteo Salvini, leader della Lega, aveva postato un tweet polemico sulla gestione del problema migranti e dell'emergenza sanitaria in atto, ritenuta deficitaria ed insufficiente a garantire la sicurezza pubblica. Dice: centinaia sono gli sbarchi con forze dell'ordine allo stremo e Lampedusa sempre più nel caos, diceva Salvini. Denunciamo questo governo incapace e pericoloso per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e perché mette a rischio la salute dei cittadini e delle donne e uomini in divisa. Ed è proprio poi la notizia di oggi che il capo degli ispettori, tornato da Lampedusa, dice: sono scioccato per quello che ho visto. Questa non è assolutamente accoglienza. Lì c'è il rischio non solo di contrarre il Covid, ma di contrarre tutti i tipi di malattia. Sono in 1200-1500 dove la capienza massima è 200 persone. Quell'hotspot va svuotato immediatamente e manda un'informativa alla sanità regionale della Sicilia urgente. E così una delegazione della Lega scende in piazza e attende il Presidente del Consiglio alle porte della sede del governo, quello che viene chiamato, che si chiama Palazzo Chigi, ma dicono scappa e si chiude nel suo palazzo, anziché venire a parlare con i rappresentanti del popolo. Quindi la Lega davanti a Palazzo Chigi aspetta e chiede Giuseppe Conte, venga giù a parlare, di uscire dal palazzo e di dare delle risposte al paese che siano urgenti, soprattutto sul tema della immigrazione clandestina e sulla gestione dell'emergenza del coronavirus. E poi sono lì anche per dare un supporto al presidente della Sicilia, Nello Musumeci, che il premier aveva proprio in programma di incontrare nella giornata di ieri. Poi si sono incontrati e ha promesso che svuoterà l'hotspot di Lampedusa, ma questa non è la soluzione del problema perché lo svuoti e domani mattina è già di nuovo pieno perché è un continuo arrivo dall'estero. Quindi questo governo sta perdendo tempo prezioso per andare a prendere il problema alla radice, quello che sta un po' cercando di fare Luigi Di Maio, ma che non ha il sostegno del governo e sono atti in solitaria. Quindi Massimiliano Romeo, che è capogruppo al Senato della Lega, guida questa delegazione di persone che va a chiedere di incontrare Conte intorno alle 14:30 di ieri pomeriggio. Si radunano poi a Piazza Colonna con la maglietta "Processate anche me, io sto con Salvini", scritto sulle t-shirt bianche indossate appunto dai rappresentanti della Lega, che espongono anche dei cartelli rossi con la scritta "Stop invasione". Un flash mob organizzato a sostegno del governatore Musumeci, così come dei tanti amministratori locali alle prese con un'emergenza generata da un governo che non sa gestirla, spiega Romeo, alla testa della delegazione, come riporta l'agenzia di stampa ADN Cronos. E chi è lì dice: beh, scappa e si chiude nel suo palazzo, anziché venire a parlare con i rappresentanti del popolo, dice il capogruppo al Carroccio, riferendosi proprio a Conte, che dinanzi agli agenti che sbarrano la strada proprio all'ingresso di Palazzo Chigi. Questo è un problema serio, abbiamo la necessità di parlare direttamente con lui, che almeno abbia il coraggio di venire giù, almeno questo. Ma ovviamente Conte il coraggio non ce l'ha avuto, non gli è interessato, non gliene frega niente di ascoltare i rappresentanti della Lega. E così la polizia cerca di fare da paciere e si assumono l'incarico di riferire direttamente il messaggio all'avvocato degli italiani, no? Arroccato nella sua torre principesca, no? Prima dobbiamo aspettare la risposta di Conte, replica uno degli uomini all'ingresso. Noi siamo qua, risponde Romeo. Non è che pensiamo di voler entrare tutti nel suo ufficio, dice, prima che venga richiesto da un agente di sgomberare l'ingresso al palazzo. 2 o 3 metri dietro si può stare? 2 metri indietro, dice.
il capogruppo leghista al Senato e al resto dei manifestanti accalcati alle sue spalle, nell'attesa che il messaggio venga inoltrato al capo del governo. Ma il messaggio, forse inoltrato, forse no, sicuramente gli avranno detto giù, l'aspettano per parlare, ma lui ovviamente non è sceso. Sarà uscito da una porta secondaria, magari per andare a prendersi un cappuccio e una brioche, per andare al ristorante, o poi la sera sarà uscito di lì per andare via, naturalmente da quando poi non c'era più nessuno davanti a quella porta ad aspettare delle risposte che tanto non arrivano perché lui stesso non ha risposte da dare. Quali risposte può dare sull'immigrazione incontrollata? Che risposte può dare su un governo che vuole svuotare i decreti di sicurezza di Matteo Salvini, che ha già l'impianto di un nuovo decreto che è molto blando, che non serve certo a fermare assolutamente nulla. Anzi, ci sono delle condizioni più vantaggiose di quando non c'erano i decreti di sicurezza, cioè le multe con Salvini, ad esempio, facendo un esempio, nel decreto sicurezza bis ci sono multe che vanno da 250.000 euro a 1 milione. Prima le multe erano da 10.000 a 50.000 euro. Con il nuovo decreto le multe diventano 560 euro. Questo è un esempio per farvi capire che vogliono distruggere, svuotare i decreti di Salvini non per tornare alla situazione precedente, ma addirittura una situazione ancora più blanda. Non contenti di quello che sta succedendo adesso, vogliono alleggerire le maglie. E quindi poi avete visto, arrivano i pescherecci tunisini con 400 loro connazionali che al posto che portarli in Tunisia, dove è la loro patria, li portano in Italia. Noi non sequestriamo il peschereccio, non facciamo nulla. Mentre i nostri pescherecci che sono fuori dalle acque territoriali libiche vengono arrestati, l'equipaggio. Vedete i due pesi, due misure? Da questi due paesi, Libia e Tunisia, arrivano migliaia di persone al mese, però noi quando ci avviciniamo anche da lontano alle loro acque nazionali, territoriali, allora ci arrestano, confiscano le barche. Vedete che se fosse al contrario, se fosse al contrario, perché la Guardia Costiera Libica spara, quella Guardia Costiera Libica a cui noi abbiamo regalato motovedette, cioè con le nostre motovedette ci sparano addosso. Pensate un po' se ci fosse un'immigrazione al contrario, la Guardia Costiera Libica o tunisina che cosa farebbe? Provate a immaginarlo, no? Noi scortiamo il peschereccio tunisino trionfalmente, entriamo a Lampedusa, tra ali di guardia di finanza, entra il peschereccio tunisino con davanti il capitano, l'avete visto tutto lì, tutto fiero. Dice, ma stiamo scherzando? Cioè il peschereccio tunisino che salva dei tunisini, salva non si sa, magari sono partiti assieme, attenzione. Quindi il peschereccio tunisino con a bordo 400 tunisini, al posto che andare in Tunisia, va in Italia e noi gli permettiamo di entrare, ma non è la prima volta che un peschereccio tunisino arriva trionfante portando connazionali loro in Italia. È un qualcosa di assolutamente fuori da ogni logica. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.